Toc toc! Ma dove sono i concorrenti della masseria? Vediamo un po'. Buongiorno ragazzi! Parte un'altra giornata e parte un'altra sfida. Allora, siamo sempre qui, insomma, in un'altra zona della masseria, stiamo conoscendo tutta la tenuta Lo Cuocio, a Gravina di Puglia ci stiamo divertendo. Divertendo! Allora, ci stiamo lanciando in tutte queste sfide, in tutte queste operazioni, ma oggi ci sarà una sfida finalmente sulla cucina. Questa la stavo proprio aspettando. Parliamo sui fornelli. Allora ragazzi, oggi il reality La Masseria, l'anti-reality, ha deciso che alcuni di voi, alcuni masserini e masserine, si accomoderanno nelle cucine, perché dopo il primo, il secondo, la frutta, arriva. Allora, oggi i concorrenti della masseria dovranno preparare uno splendido dolce. Ecco, e ovviamente sarà il dessert che questa sera mangerete dopo che avete finito di cenare. Allora, vi ricordo la ricetta tipica per realizzare un dolce come il pan di Spagna, come le nostre mamme e le nostre nonne insegnano: le uova, la farina, lo zucchero, il pan degli angeli, l'acqua e tutto quello che ci serve per realizzare il dolce tipico. Ovviamente io, insieme al massaio e alla produzione, assaggeremo se questo dolce è all'altezza oppure no. Tre donne cucineranno da sole il loro pan di Spagna e gli uomini allo stesso modo. Se le donne riusciranno a realizzare il dolce tipico, quindi confermare la regola che le donne sono più brave in cucina, allora le donne mangeranno, a differenza degli uomini che stasera non mangeranno. Ci sarà anche Massoic che ostacolerà in qualche modo la ricetta. Allora, per la sfida della cucina, per il pan di Spagna, abbiamo Barbara, Evelyn e Alessia. Voi tre siete unite per cucinare e per realizzare il dolce, il pan di Spagna. Allo stesso modo abbiamo Cosimo dall'altra parte, Lelio ed Enzino. Ragazzi, ovviamente c'è una regola molto drastica: il dolce lo potrete assaggiare voi dopo, non potete venire a fare il tifo, perché nelle cucine ci sono delle regole severe, quindi io vi accompagno insieme al mio compagno di viaggio, il nostro massaio. Ecco, attenti a, ovviamente a Massoic, che potrebbe combinarla una delle sue. Il corridoio del casale è libero. 3, 2, 1, via in cucina ragazzi, andiamo. Dolci, dolcetti, sì, buoni da gustare, ma non da preparare. Abbiamo Barbara, Alessia e Evelyn, che tra poco, con tutti gli ingredienti, vale a dire le uova, questa è della fecola. Poi cos'altro abbiamo? Zucchero e farina. Avete anche delle, che cosa Barbara? Per preparare il tutto. Come si chiama questo? Dal setaccio alle varie... La frusta, la frusta, la bilancia. Dall'altra parte ci giriamo e abbiamo Lelio, Cosimo e Enzino. Loro hanno gli stessi ovviamente ingredienti. Abbiamo lo stesso. Con voi farà il tifo ovviamente Saverio, eccolo qua. Se la prova è superata, voi stasera mangerete e mangerete anche il dolce cucinato. Se la prova non è superata, ovviamente le donne gareggiano con tutte le donne e gli uomini con tutti gli uomini. Ma se la prova è superata, non soltanto avrete una cena meravigliosa, non soltanto avrete il dolce, ma Pasta Solaria vi regalerà pasta per una settimana, ragazzi. E il vino per tutti quanti, Di Marco vi regalerà 10 confezioni di vino a tutti quanti voi per una settimana. Quindi stiamo preparando due cesti per gli uomini e per le donne, grazie ai nostri ovviamente collaboratori. Allora, il corridoio della cucina questa volta è aperto. Avete un'ora di tempo per fare un pan di Spagna all'altezza.
E allora ragazzi, dateci dentro, 3, 2, 1, via! Upon the ground, watching the clouds running around, it makes me feel so high. It makes me feel so high. Le ragazze stanno lavorando. Appunto, perché sono in svantaggio le ragazze. Guardiamo Saverio. Ovviamente ragazzi, questa è una cosa che fanno sempre, è una cosa che fanno sempre spesso i bambini, che dopo che le mamme hanno mangiato, ecco, fate un po' i bambini, fate un po' i bambini, dai. I bambini della mascherina. Se permettete, scusate, no, buono, competente. Ragazzi, in vostra condizione, nel frattempo vi aspettiamo per tutta la prova. Venite qua, grazie, tutti dietro il bancone, vieni Saverio, tra poco vedremo la torta se è pronta. Barbara, oddio, ma so che è tremendo. Scusa, Barbara, tu sei una donna di casa, oltre ad essere una PR milanese, una modella e quant'altro. Con i dolci non mi sono mai sbizzarrita chissà quanto, preferisco il salato, primi, secondi. Ecco, quindi per te è... diciamo... È una cosa un po' nuova, va. Ok, andiamo a seguire le tue compagne. Ragazze, mancano 5 minuti per le donne. Ragazze, le donne, 5 minuti. Che succede? Veloci, 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 che il forno non può essere... Ecco, via. Quanto deve durare, Alessia, nel forno? Non mi ricordo. Va bene, allora, tra poco, nel frattempo che aspettiamo il risultato della prova, avete il compito, ovviamente in 20-25 minuti, ma ce la farete sicuramente. Era un'altra difficoltà del gioco che noi non vi abbiamo rivelato. Dovete pulire, ovviamente, i tre concorrenti donna e i tre concorrenti uomo, tutto il piatto, tutta la zona, il bancone dove avete usufruito per la prova. 3, 2, 1, via la seconda sfida. Io intanto mi porto via il cesto, perché se la prova non è superata me li porto a casa mia. Quindi li metto qui perché non si sa. Bene ragazzi, il verdetto ce l'abbiamo, perché tra poco vi diremo se avete superato la prova, vale a dire se stasera mangerete una mega cena, il dolce che avete preparato, ma soprattutto se riceverete i fantastici premi messi a disposizione dalla produzione, da Pasta Solaria e al vino De Marco. Eccolo qua, Massoic, che non dovrebbe portare nulla, ma sta portando il cesto e tutto il carrello con i premi per i due gruppi, per le due squadre. Quindi... Dici che sì, dai, dai. Abbiamo assaggiato la torta delle donne, abbiamo assaggiato la torta degli uomini, quindi il verdetto potrebbe essere individuale, ma questa volta è unico solo. Unanime. Perché il consenso è unanime, bravo, brava Evili. E quindi vi comunichiamo ufficialmente che nella cucina lo coccio, i mascherini uomo e donna. Ci sono. Hanno superato! Finalmente si mangia il dolce stasera, non si è mai mangiato, ma che siamo qua.
ciccia massaio, anche quest'altra prova è superata, non è più possibile. Io in questa masseria veramente devo fare uno sfogo, visto che non faccio mai un confessionale, sono stanca. Pensavo che doveva essere una conduzione di un programma soft, bello tranquillo, ma invece sono sporca tutta, sono distrutta, non ce la faccio più. Ecco, vuoi dire qualcosa? Ce l'hanno fatta stavolta, ma la prossima volta saranno loro. Però posso dire una cosa, Manila, è vero, sì, li rimproveriamo, li diamo addosso, però sai che con tutti questi giorni veramente stanno diventando in gamba i ragazzi. Va bene, vi salutiamo, anche questa puntata termina qui e non cambiate canale perché le avventure della masseria continuano. Noi intanto, ragazzi, che giornata di duro lavoro, che peccato.